Allora. Allora, intanto bentornati su Radio Web in Volo. Siamo un attimo in una fase, un attimo problematica, però iniziamo tra pochissimo, cioè stiamo iniziando questa puntata di Sound Marino Extra, il nostro format dedicato appunto ai protagonisti della musica. E oggi, l'ho detto anche la volta scorsa, ma lo ripeto anche in questa occasione, sono veramente euforico, perché ho davvero contento di avere il piacere di avere qui con noi i Furor Gallico. Bentornati. Grazie, Bravo. ciao. Ciao a tutti. Eccoci qua. Bentornati, grazie per essere qui con noi e siamo qua per parlare del loro nuovo album che è uscito il 22 marzo, giusto? È uscito il 22 marzo, Future to Come. Vedete qui sotto, appunto, qui sotto di me la copertina dell'album, mentre in descrizione, opla, ecco, mentre in descrizione ho messo il link per ascoltare Call of the Wind, link sia di YouTube che di Spotify. Ecco, bentornati. Io inizio appunto questa nostra intervista parlando appunto, prima di tutto del fatto che voi avete appunto iniziato il vostro tour successivo al rilascio di Future to Come. E volevo chiedervi prima di tutto come state vivendo il rilascio di questo vostro nuovo album e che feedback state ricevendo dal pubblico. Tra l'altro era dal 2019 che non usciva un vostro album, l'ultimo è stato Dusk of the Ages, che è stato immenso, tra l'altro. Grazie. No, beh, bene, comunque, appunto, in questo primo periodo di uscita di Future to Come, abbiamo avuto degli ottimi riscontri. Il feedback del pubblico, di pubblico e critica è stato molto positivo. E siamo contenti, vediamo che è stata apprezzata la direzione, cioè il seguire comunque quello che abbiamo iniziato con Dusk of the Ages nel 2019. Questa è la naturale evoluzione di quello che è stato quell'album per noi e abbiamo avuto l'opportunità appunto di presentarlo già dal vivo sabato allo Slaughter Club. È andata molto bene, è stata una figata. Una bomba, a Vedremo le breve. prossime date. Sì, a breve saremo a Bologna, poi nel Subria Festival, poi la memoria non mi aiuta, Poi ricordatemi voi. abbiamo allo spazio 211 a 211 a Torino, Torino, poi saremo a San Donà di Piave, in sì. provincia di Treviso, Venezia. di Venezia, Venezia. e poi al Traffic a Roma, poi Roma il ritorno al Traffic, che è la nostra seconda e casa. al Tuscany Medieval Fest in Toscana. A A Livorno. Livorno, che è una provincia inedita perché non siamo mai stati a Sì. Livorno. Torino, torniamo dopo tanto tempo, quindi ci saranno delle, diciamo, conferme per quello che riguarda i posti che sono le nostre seconde case, quindi per esempio il Traffic. E poi torneremo e andremo in luoghi che abbiamo visto poco, quindi lì sarà ancora più interessante vedere come andrà. Insomma, Venezia sarà la seconda volta, credo, nella storia di Full Organico, e quindi sarà interessante vedere cosa succederà, insomma. Ok, prima mi sono sbagliato, in realtà corrige era Birth of the Sun, che qui in descrizione. Ok, vorrei anche parlare una cosa, un attimo di come è evoluta la vostra line-up, anche perché è il secondo album in cui avete vari collaboratori, tra cui Massimo Volonté e la seconda vocalist Valentina Pucci. Diciamo, tra l'altro, visto che adesso Massimo Volonté rientra effettivamente come membro a tutti gli effetti dei Furor Gallico, io meno mi rifaccio quello che hai riportato sotto i vostri video. Volete un po' raccontarci come evolve la vostra lineup nel corso del vostro percorso, ecco? Ma sai, con Mass ormai è tanti anni che collaboravamo con lui in veste di turnista, quindi è stata una scelta abbastanza naturale poi portarlo in formazione fissa. Sicuramente già come turnista è un ottimo valore aggiunto perché siamo tutti consapevoli delle sue abilità. Adesso su Future to Come
era ancora in veste di Session, quindi ha collaborato in maniera nel senso, sia su Dusk che su Future ha collaborato ancora in maniera leggermente più marginale. Adesso, dai prossimi lavori, sicuramente avremo modo di confrontarci maggiormente anche in fase compositiva, dove già chiaramente ha apportato il suo contributo, ma appunto in maniera più marginale. Dopo Future, dopo l'elaborazione su Future, abbiamo effettivamente deciso di integrarlo nella line-up. Mentre Valentina, insomma, se è vero che squadra che vince non si cambia, essendo stata Valentina l'innesto, l'innovazione più rappresentativa del nuovo corso del Full Organico dopo i primi due dischi, è stato anche altrettanto naturale richiamarla su Future, visto che comunque è stata subito apprezzata dai fan, e effettivamente anche adesso stiamo riscontrando un grande affetto da parte dei fan nei suoi confronti, molti commenti positivi, molte persone contente di ritrovarla sul nuovo disco. Siamo contenti perché sicuramente è un'ottima cantante ed è giusto che, insomma, venga apprezzata anche dai più possibile dai nostri fan. Certo, anche perché io ho avuto questa impressione, nel senso che questo album, in particolar modo su Future to Come, avete usato molto il growl intensivamente. Di fatto è una componente molto presente appunto nei vostri brani. In questo album, tra l'altro, il growl di Davide appunto si affianca molto alla voce di Valentina. Io mi sono fatto un po' quest'idea, si può dire che Future to Come estende in un certo senso la formula sperimentata con Water Strings, che comunque aveva questo scambio, diciamo, tra il growl di Davide e il cantato di Valentina Pucci. Sì, di base sì, considera che è tutta un'evoluzione musicale che parte sin dal principio. La voce femminile è stata un'evoluzione di quello che era il organico prima. L'intensificare queste due presenze opposte, quindi il growl e la voce femminile, e poi un'ulteriore evoluzione di tutto quello che è stato il lavoro di Dusk in generale. Tu dici Water Strings e ci sta, però in realtà è più un disegno che identifica tutto quanto il disco di Dusk of the Ages. In questo caso la mia voce si concentra principalmente sul growl. Effettivamente in Dusk of the Ages cantavo, beh sì, tipo Nebbia della mia terra, il ritornello era interamente mio con voce pulita, in questo caso i ritornelli sono tutti con voce femminile, e la mia voce pulita è destinata da, diciamo, protagonista, diciamo così, è destinata alle due ballad, quindi Birth of the Sun e Future to Come. Gli Scream a sto giro se ne occupa Gabri, Dei conti, se no. se ne occupa lui, perché c'è anche una questione tecnica di crescita, nel senso che io mi sono reso conto col passare degli anni che, come è normale e giusto che sia, la vocalità cambia nelle persone, nei cantanti. La vocalità è cambiata nel mio caso. E mi sono reso conto che lo scream non è più la mia comfort zone, diciamo così. Non mi sento più, rispetto ai primi lavori, non vado più così tranquillo con lo scream. Quindi, Gabri, per fortuna di tutti, è in grado di farli più che bene. Quindi, abbiamo detto falli tu. E abbiamo già risolto un problema in questo senso. Sì, beh, è stato anche cioè un'idea anche in ottica live, comunque può essere un valore aggiunto quello di avere comunque growl, scream e voce Sì. femminile, tutte, perché cioè, ovviamente in molti contesti lo stesso cantante che fa growl e scream, poi in sede live ci si ritrova a doversi adattare. Certo. Quindi diciamo che a livello vocale la formula usata su Future to Come, che dà magari un po' più di varietà, è anche più riproducibile poi in sede live. Diciamo che la voce maschile e quella femminile così in contrasto danno una bella varietà anche nelle singole atmosfere che ci sono dentro i pezzi. E quindi volevamo un po' accentuare questa variabilità con l'uso delle due voci molto estreme. Era anche il motivo per cui abbiamo riconfermato comunque appunto Valentina, che è stata apprezzata tantissimo su Dusk, e secondo me anche un discorso, oltre lei ovviamente che è molto brava, ma anche un discorso proprio di vocalità sua, estremamente morbida,
leggera che fa, cioè, che fa benissimo da contraltare appunto al growl di Davide. Cioè, si riesce a esprimere con queste due voci, riusciamo a esprimere tutte le sfaccettature di emozioni che si possono avere, appunto dalle cose più morbide alle cose più estreme, e renderle anche insieme. La bella e la bestia, Esatto. che di base, che poi non abbiamo inventato niente, però dai, ci viene benissimo. Ah, beh, comunque inventare oggi è difficile, Immagino. ovviamente, perché l'abbiamo fatto nostro, Sì. Certo, ma tra l'altro Gabriel ha realizzato anche uno scream particolarmente profondo. In Black Sky ce n'è uno molto lungo, ho sentito. Stavo per... Ma in Fate, però non era su Fate che sta, che su... Vabbè, su era No, tutto era lì. lì. No, era su Fate, Era su Fate. sul primo di Fate, sì, che stavo collassando. Vabbè, allora ne diciamo due di aneddoti che sono carini. Allora, andiamo con ordine. Parto col mio, poi concludiamo con quello di Gabriele, che è quello che hai richiamato tu, così lo sottolineiamo. Il primo, parlavo prima della vocalità e degli anni che passano. Fate Upon Lies ha un growl che è lungo 11 secondi, l'ho cronometrato. Non è un tempo esorbitante, però insomma è un tempo interessante. Qualche anno fa io i growl te li facevo serenamente anche di 15 secondi, ma senza neanche pensarci. A sto giro abbiamo dovuto ricorrere alla tecnologia per aiutarmi a mettere insieme due pezzettini, perché non ci arrivavo più. Quindi sto compiendo un po' di anni. E questo è il primo E sulla aneddoto. stessa E parte, sulla stessa io ho parte. detto, raga, faccio il kamikaze, Esatto. e l'ho urlato tutto, solo che finito, sono Sì. collassato qui in studio di registrazione E quindi all'indietro. la sua sessione di registrazione l'abbiamo Sì. fatta in due nello studio, lui davanti al microfono, io dietro. Sai di personal trainer che ti tengono i bilancieri quando Ah, fai? Io ho fatto sì. sta roba tenendo lui, perché sennò facevamo un danno. È stato divertente. Poi quella che hai citato tu invece di Black Skies, la parte finale è... Diciamo, delle mie parti in scream è sicuramente quella a cui sono più legato, quella che apprezzo di più, che Beh, secondo me è mi è uno dei pezzi piaciuta più belli di tutto l'album, quello scream finale lì, eh. molto. Solo quello scream, Solo il resto non l'ho quello, preso. esatto. Grazie. Il resto. No, ma sono assolutamente d'accordo con Becky da questo punto di vista. Ottimo. Ecco, tra l'altro, ecco, i Furor Gallico esistono dal 2007 come band folk metal, Celtic metal e pagan metal. Ecco, da interpreti esperti di questa declinazione musicale, volevo chiedere cosa pensate sia fondamentale per produrre musica in questi generi, sia dal punto di vista compositivo, sia per quanto riguarda la line-up. Ovvero, quali strumenti pensate non debbano mancare in una band folk metal? Ma cioè, diciamo che in generale le etichette non ci piacciono molto, in un certo senso ci stanno un attimino strette. Sicuramente facciamo qualcosa che si può definire folk metal, anche se in questo album abbiamo anche voluto sperimentare delle cose un po' diverse. Ad esempio come Birth of the Sun, che è un brano che non definirei proprio folk metal, è un po' diverso. E quindi non c'è una regola che va bene per tutto, sia dal punto di vista compositivo che degli strumenti. Qualsiasi strumento, diciamo, tradizionale potrebbe essere in un gruppo folk, ma alcuni gruppi non hanno strumenti tradizionali, ma fanno musica folk. L'importante è fare musica che piace, che viene dal di dentro, che sia ispirata, e secondo me solo così si riesce a trasmettere con qualcosa alle persone che ascoltano. Ok. Sugli strumenti penso che la cosa che ci caratterizza particolarmente è proprio l'arpa di Becky. Diciamo che Modeste lo dice. è vero, esatto, però diciamo che magari penso quindi non dire una cavolata, che nel genere già i tin whistle e i violini sono un po' uno standard comunque del folk metal. L'arpa, sì, alcuni gruppi ovviamente hanno arpa, però è già più, non è, è già una cosa più particolare. E mi ricordo i primi concerti nel 2008, noi abbiamo iniziato a il primo concerto era gennaio 2008, e la presenza dell'arpa sul palco già invitava, no, un pochino di pubblico, perché incuriosisce, è corretto quello che dice Gabri, il violino, il flauto, così già lo trovai, c'erano gli Ortegoen all'epoca che facevano black metal
con il tin whistle, violini. Adesso una band così non mi viene in mente, ma sono anche violini. Sì, adesso gli scarichi anche nel Cornamuse, anche le cornamuse già erano più. Vabbè, forse anche le cornamuse erano i primi anni che si utilizzavano nel metal, Ecco, non mi ricordo. diciamo che le cornamuse sono forse l'elemento che abbiamo tolto negli Sì. ultimi due dischi proprio per distaccarci da quel tipo di sonorità folk metal e avvicinarci a una sonorità sì folk metal, ma più vicina al death metal comunque. E il violino, appunto, abbiamo mantenuto il violino flauto arpa. La cornamusa, secondo me, richiama un tipo di sonorità folk proprio Sì. più Più ma anche un caratteristico tipo differente. di musica, se vuoi in un certo senso, anche più diciamo festaiola, allegra, c'è tutta quella componente del folk metal un po' festaiola che non c'è più nei nostri ultimi album. Ma mi viene, dato saluto Anna Berni che ti sta salutando nei commenti. Ecco, no, ma quindi voi in qualche modo vi definite comunque nel metal estremo in qualche modo, oppure? Anche Forse la cosa più giusta è folk melodic death metal, però appunto ci piace sperimentare, cioè appunto come diceva Blackie, Birth of the Sun, Future to Come è molto più vicina alla classica ballata celtica di Blind Guardian, come poteva essere Canto d'Inverno. Quindi diciamo che siamo folk metal con ma non varie troppo, no. esatto, con sicuramente influenze estreme, ma ci piace veramente sperimentare. Comunque ci sono Spaziare. anche delle influenze progressive. Quindi è quello che diceva Becchi, ridurre tutto a un'unica etichetta è limitante per noi, però diciamo, se dobbiamo dire una cosa, facciamo folk metal. Sì. Sì, diciamo che il nostro genere è un po', passami il termine, un po' un genere paraculo, nel senso che bene o male possiamo fare, cioè con questi strumenti, tanto gli elettrici quanto gli acustici, bene o male possiamo fare appunto pezzi più cattivi come magari una Fate Upon Lies o Gates of Unknown che era presente in Dusk of the Ages, ma anche ballad rock come Diluvio, ballad un po' più epic come Canto d'Inverno, appunto ballad acustiche come in questo caso Future to Come. È sicuramente una fortuna che abbiamo noi e che hanno molte band che chiaramente hanno tutti questi strumenti e che permette, tra virgolette, di poter sperimentare con maggior versatilità. Nessuno si aspetterebbe mai probabilmente una ballad dai Cannibal Corpse, per dire. Mentre noi con questi elementi, Ma che però, ti fa così, va bene il prossimo disco. però Picnic of Love degli Unearthed è un disco ballad che non è niente male. Sì, poi Quindi, diciamo che non è che ci siamo inventati, cioè nel senso perché sennò sembra che ci siamo inventati questa no, cosa, alla fine no, figurati. è innegabile, cioè non possiamo non dire che comunque l'influenza principale sono gli Eluvezie, cioè tipo se dobbiamo Sì, dire. Cioè, più che sin dal un'etichetta del folk principio. metal, esatto, sicuramente sono sonorità che si possono accostare agli Uvezie. Diciamo che cerchiamo di farlo in maniera personale, appunto anche un brano come Birth of the Sun ha già delle influenze più vicine anche magari al post-rock, all'ambient, più vicino a band come Opeth, Alcest. Quindi veramente facciamo folk metal, ma ci piace spaziare. Sì, che poi in realtà questa è una mia idea, è anche proprio il genere metal a essere sinonimo di versatilità in un certo senso. Sì, In questo assolutamente. senso, comunque voi ne siete un esempio della lezione del metal che, come bene o male, riesce ad applicarsi e a entrare in sonorità insospettabili per questo genere. Ah, poi sono una roba che dicevamo sempre, che abbiamo sempre detto in tutte le interviste da anni. Se tu prendi due termini folk e metal, effettivamente, come dici tu, metal cosa vuol dire? Un mondo. Folk è un mondo, quindi è naturale per noi non fossilizzarci su un'unica sonorità. Cioè, folk metal ci dà proprio la possibilità di fare il cazzo che vogliamo. Poi lo stesso genere. Lo stesso genere di per sé, cioè dire folk metal oggi vuol dire
indicare bene come le ruvette, come i corpi clani, come i faun, quindi sono tre band, cioè tutte band che non c'entrano nulla l'una con l'altra, eppure finiscono tutti sotto la macro etichetta di folk metal. Per quello che appunto prima dicevo, ridendo, che è un po' un genere paraculo per questo, che meno male ci finisce dentro meno male una vasta gamma di sonorità, tutte accomunate chiaramente dall'uso di strumenti acustici legati al mondo irlandese, celtico, bretone, come appunto King Whistle, arpa, violini, che magari non si trovano in altri, o sono molto meno ricorrenti in altri generi. Sì, poi se prendi anche i Fintrol stessi, ma la loro discografia hanno cambiato completamente. Certo, ma poi anche il fatto che comunque Massimo Volonté sia comunque dei vostri è anche un altro esempio di versatilità. Io ho avuto la fortuna di vederlo suonare però con il Bardo Magno, tipo che cambiava strumento ogni canzone. È stato comunque uno spettacolo anche solo questo, insomma. Buon strumentista, sì, buon strumentista, sì. Max. Assolutamente. Ecco. Ma possiamo dire una cosa brutta nei confronti di Max? Visto che la No, vita non c'è, solo una. Sì. possiamo, il buon Max, che adesso è apprezzato per la sua versatilità strumentale, odiava l'idea di suonare Guzzuki. Lo minacciare. Vabbè, E, però non si dicono le stesse no, parole. cioè, però cioè, non è che gli è stato imposto, però No. fondamentalmente Gli è stato gli è stato imposto. imposto E più che altro di... i brani col Buzuki erano già stati scritti quando è arrivato, quindi. Diciamo che altrimenti in alcuni casi avrebbe dovuto scendere dal palco e non suonare, quindi ha detto se vuoi fare Diciamo. un concerto intero impara il Buzuki, che Vedo all'inizio non voleva, e poi come spesso succede, no 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 no, adesso che figata il Buzuki. Beh, diciamo che l'hai messo giù in maniera molto diplomatica, come è Assolutamente. andata? No, però sicuramente anche Max cioè, è cresciuto tanto rispetto ai primi, cioè perché lui ha iniziato a collaborare con noi appunto su Dusk of Ages, solo come turnista e flautista, infatti ha registrato tutti i flauti nel disco in Dusk, mentre per esempio il Buzuki le parti le abbiamo registrate io e Raul Salati, che è stato il produttore di quel disco, cioè siamo suddivise un po' e le abbiamo suonate noi. E anche appunto Max poi negli anni è cresciuto, mi ricordo che all'epoca si vedeva solo molto come flautista, cioè aveva proprio il suo unico strumento, il flauto. Poi appunto con me ho avuto l'occasione e l'imposizione di suonare anche il Buzuki e comunque questo secondo me l'ha fatto crescere tanto, l'ha fatto avvicinare agli strumenti a corda, infatti suona anche la chitarra classica adesso e sicuramente l'ha aiutato anche poi per la sua esperienza successiva nei Bardo Magno. Senza ombra di dubbio, proprio. Tanto scusate, ma ogni tanto faccio ripartire 10.000 Days dei Tool sullo sfondo. Eccolo qua. No. Ascoltate i Tool. Come? Ascoltate i Tool. È come Cardullo, parlando di influenze, Cardullo, quando eravamo in... perché Maurizio Cardullo, sempre polistrumentista di Folkstone, che è un ragazzo che si è occupato delle sessioni di E registrazione. polistrumentista di Era il primo Forgiato. polistrumentista. Scusate, è vero che Ha ha iniziato con noi. registrato anche il primo disco, Sì. si è occupato della produzione del primo disco di Furo, vabbè, mille aneddoti. Si è occupato anche delle sessioni di registrazione degli strumenti acustici di Future to Come. E mi ricordo che quando ha sentito Black Skies, che appunto di cui abbiamo già parlato, in cui c'è tanto anche la parte di scrittura di Mirko Fustinone, il nostro batterista, che appunto sono influenze più vicine al prog, mi ricordo che proprio la reazione di Cardullo è stata: ma cos'è sta roba? Sembrano i Tool con il flauto. Mi ricordavo. Io. Wow, fantastico. Quindi, vabbè, è anche un po' merito vostro, insomma, se abbiamo questo Massimo Volonté, insomma, nella nostra musica. Panorama metal italiano. Ne sentivo il bisogno. Libertà, egalité, volonté. Vai. Fantastico. Beh, io chiudo chiedendovi come procederà il percorso dei Furor Gallico. Insomma, avete già accennato a quelle che saranno le vostre prossime date, che futuro vedete per la vostra formazione? Intanto partiamo con questo tour primaverile, poi sicuramente ci incontreremo anche d'estate, e
intanto andiamo con questo step, dopodiché il futuro di una band è sempre quello, cioè andare avanti a suonare, andare avanti a comporre, andare avanti a trovarsi in studio. Sono queste le evidenze di un futuro di un gruppo. Ci siamo bloccati, o Sì, sbaglio? si è Sì. bloccata la webcam, sì, Ah, ma proprio poi qualche sembra secondo che... fa. No, me ne sono accorto perché vedevo Gabri così da un po' e ho detto, ok, adesso va bene che siamo... Però... Non ti Cosa volevo dobbiamo interrompere, però sì. fare? Quindi cosa facciamo? Riavviamo? La riavvii, magari. Riavvio li faccio io? Prova a riavviare la webcam così magari Mannaggia, riparte. adesso dovreste vedere il mio testone tra un attimo, forse. Vai. No, no. Però vedete me, quella lì è la mia foto. Amici a casa, quella è la mia foto al concerto a Firenze. Ne approfitto per dire che ci vediamo il 19 a Bologna, ve lo dico. Passiamo. Sì. 19, allora sarà, ecco, guarda il mio faccione, Eccoci, aspetta, adesso siamo a posto. mica tanto, aspetta, perché è che l'oltre, aspetta un momento, porca Eccolo. miseria, come si fa? Scusate, è un'immagine orripilante, amici a casa, mi dispiace, portate pazienza, ci scusiamo, non so cosa fare, video, webcam, HD webcam, no, Il bello della diretta. è brutto della diretta, ma schifo fa. Eccoci. Opla! Eccoci qua. Grandi potenti mezzi No, tecnologici. scherzi a parte, adesso ci dovremmo impegnare molto per promuovere quest'album, Esatto. per queste date, poi diciamo che l'obiettivo è quello di crescere sempre di più, migliorare sempre di più e magari a questo giro avere una nuova uscita discografica in tempi più brevi, anche se ci piace prenderci i nostri tempi, cioè non sentiamo l'esigenza di dover sfornare per forza un album all'anno, che ormai è lo standard, uno ogni 2 anni. Preferiamo sempre dedicarci il giusto tempo in modo che le composizioni per noi siano ispirate, il giusto, però diciamo che anche da quel punto di vista l'obiettivo magari di essere più prolifici dal punto di vista studio può essere un incentivo anche per la prima band. Anche perché avete avuto di mezzo il Covid, perché comunque Dusk of the Ages è del 2019, comunque c'è stato di mezzo tutta una serie di questioni. È uscito al pelo quel Beh, è stato disco. anche molto influente sulle liriche, sulle lyrics, sulle Sì, lyrics che hanno scritto. sicuramente il Covid ha influito anche un po' sulle tempistiche. Poi, ecco, non avremmo comunque fatto un disco ogni 2 anni perché, appunto, come diceva Gabri, non siamo rapidissimi da questo punto di vista. Ma indubbiamente il Covid, come in molti casi, ha rallentato anche un po' le lavorazioni del disco nuovo. Però ha dato anche un po' di Sì. ispirazione. No, c'è da dire che nel periodo del Covid so che molte band hanno composto tante tante cose o hanno proprio trovato gli spazi e i modi per comporre. Noi invece in realtà in quel momento ci siamo fermati un attimo, però è stato un momento in cui diciamo forse, cioè, diciamo, riemergere nella situazione post-Covid ci ha portato un po' una nuova energia, alcune ispirazioni. Che sono anche dentro a Future to Come. Quindi comunque è stato un periodo ispirante. Sì, fondamentalmente buona parte dei testi, per esempio, è stata abbozzata in quel periodo durante il lockdown, quindi con tutto quello che si porta dietro quel periodo a livello psicologico su chiunque, perché poi fondamentalmente abbiamo vissuto un'esperienza che non potremo sicuramente dimenticare e che speriamo di non dover rivivere. E quindi, bene o male, c'è una sorta di collegamento tra tutti i testi che appunto che si rifà un po' al discorso Covid, al discorso lockdown, quindi al fatto la solitudine, anche a una voglia di rinascere, di riemergere e di fatto di riprendersi, mentre riprendiamoci ciò che è nostro, ma non so quali eventi vi appartenga perché non le seguo, però il fatto di riprenderci la nostra vita dopo un periodo in cui qualcosa di assolutamente Sembra estraneo cambiato. alla nostra quotidianità ce C'era l'aveva tolto. un aneddoto carino su un testo che hai scritto tu, non so se vuoi dirlo. Sempre Su quale? Patrimonio. Ah, sempre per me.
Sì, è carino. Sì, Cioè, signori, la danza dell'ambulanza. c'è un Ma come pezzo che si è si è bloccato di bloccato? Sì, si nuovo. è Vabbè, bloccato di nuovo, sì. Scusate se non ve lo ma dico, ma mi scoccia fermarvi mentre parlate, sì. tu fermaci, Ah, tanto no, no, però diciamo. esatto, però cambiamo Cambiamo webcam, metto la webcam. però siamo brutti. Non che di là Ma siamo brutti, però. tanto l'importante è la sostanza, dai. Non è che partiamo avvantaggiati qua, Ma eh. che bello, cioè, non lo so. Ma io ci ho individuato 20 cose, credo. Però vabbè. No, così, più sgranati. Così è No, fuori. scusate. È fuori Marco, così mi sa so, Ho sbagliato. Vabbè, raga, ma tanto è il bassista. Cioè. Ci sono, ma non si Naturalmente non lo sente. sento. Ci sono, ma non si sente, quindi anche se non si vede. Quindi, No, no, quella. sì, Cica citava un aneddoto relativo a un testo, al testo di Among the Ashes, dove sono state, ho provato a rimettere in forma più epica e battagliera delle cose che banalmente avevo, penso che tutti abbiamo vissuto e sentito in quel periodo. Io mi ricordo che ero fuori sul balcone a fumare e fondamentalmente le uniche cose che sentivano erano il silenzio assoluto rotto solo dalle sirene delle ambulanze che passavano. E poi tutti noi abbiamo in mente la famosa immagine dei carri che Bergamo. trasportavano a Bergamo, che trasportavano le salme. E niente, fondamentalmente partendo da queste due, questo suono e questa immagine, ho un po' cercato con delle metafore di ricreare un'ambientazione epica da battaglia, che poi è quella che ha dato l'ispirazione qui era Among the Ashes. Quindi, anche se il testo può sembrare un testo un po' più battagliero, in realtà tutto parte appunto da una cosa molto, molto più vicina a noi, che è ancora una volta si rifà al periodo pandemia. Quindi praticamente il giro di violino sarebbe ispirato dalle ambulanze, praticamente. No, 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 parlo a livello di. Piaceva molto il No, no, significato parlo delle solo a livello di ambulanze. testo. In effetti Però è bello, eh. Potrebbe essere. Oh, ma sai che hai detto una roba figa? Che non è vera, però è figa. Cazzo, Anzi, potevo dire ce la cliché e facevo anche più bella figura, però no. vendiamo, dai. Oh, te la vendiamo questa qua. La danza dell'ambulanza. La danza dell'ambulanza, Ian Signorino. Quando chiedete quali sono i vostri riferimenti, ragazzi, Signorino. che figo di Pippo Franco e quella roba lì. Quello è bellissimo. Fantastico. Quindi diciamo che basta, siamo pure vicini, siamo a È sesto. vero. Fantastico. Giusto una domanda così finale, giusto un piccolo scambio. C'è un pezzo di Future to Come a cui siete maggiormente legati? Vi dite voi il vostro e io vi dico il mio. Facciamo a turno, A dai. Ok, turno perché sì. E però difficile. iniziamo perché sennò. Partite voi perché sono E indeciso. no, partite voi perché sono indeciso io. Marchio. Io devo. Sì, vai, vai. Allora, io dico la mia, diciamo, Call of the Wind, è un pezzo, sono legata perché comunque l'idea iniziale del testo, l'ho avuta io e, cioè, è comunque legato a quello che stava dicendo Marchio prima, della voglia di rinascere, quindi del fatto che ci si sente un po' relegati in quattro mura, un po' incatenati alla quotidianità e finalmente quando si esce da tutto questo, diciamo, si torna a vivere e a respirare. E quindi è una cosa che sento molto intensamente. Sta. Per me, Sì. dai. No, io ti direi Birth of the Sun perché sempre per una questione di testo, perché in realtà è un testo che avevo scritto prima ancora del Covid, in un periodo in cui adesso non vorrei fare il depresso della situazione, ma è un periodo della mia vita in cui non ero per niente felice, e tant'è che il testo originale era molto molto più cupo. Poi in realtà in tutti i testi del disco, bene o male, abbiamo cercato di dare sempre lo spiraglio di luce verso la fine, quindi non siamo una band metal molto. Siamo un po' atipici. Di solito si pensa che i metallari siano tutti tristi e incazzati, noi abbiamo sempre cercato di dare la svolta finale positiva. Però il testo iniziale era molto più cupo e ci sono molto legato perché effettivamente è un testo molto intimo per me.
introspettivo. Bravo. Sì, la prossima volta. Vuoi io? Vuoi tu? E tu vuoi tu. Sto pensando. Io di base non sono molto prolifico, di mio, non imbraccio così tanto spesso uno strumento, quindi anche a livello di scrittura su questo disco c'è molto poco di me a livello anche musicale. Le due su cui c'è il mio contributo sono quello di Wind e Faith Upon Lies. Quindi ti direi queste per un discorso di legame affettivo verso il brano, specie il giro iniziale di Faith Upon Lies col Buzuki, quello sicuramente mi avvicina molto a questo brano. Future to Come, viceversa, sulla quale sono sostanzialmente interprete, non avendo contribuito alla scrittura. Future to Come è un brano che mi tocca molto, perché tocca molto le mie corde romantiche. Che cazzo c'ho di romantiche? Romantiche. Le mie corde più rock, romantiche. Romantiche. Sì. No, essendo io appassionato anche di musica rock, quella mi permette di esprimermi con una vocalità diversa dal solito, perché comunque quando penso alla mia voce penso principalmente al growl, no? Quindi ti direi forse questa, via. Oh sì, anche nel mio caso ti darò quella risposta del cazzo che quando chiedi una e una e non sarà una. Non è possibile. Però anche Cica ne ha dette due, quindi a posto. Ho detto tre. Addirittura. No, nel mio caso allora ti dico, avendo seguito comunque in prima persona la produzione del disco, le ho vissute in maniera molto ossessiva tutte queste canzoni. Quindi nessuna. A prescindere da chi ha composto cosa. Nella diversità dei vari brani ho cercato anche di dare un po' un'omogeneità, quindi cercare che ci fosse un filo conduttore dal punto di vista musicale e dell'arrangiamento. Se devo scegliere, ti direi che le due a cui sono più legato forse sono Among the Ashes e Birth of the Sun, sia perché c'è molto la mia mano a livello compositiva di songwriting musicale. Diciamo che Among the Ashes è più il classico pezzo folk melodette. Birth of the Sun è stata proprio una sfida per la differenza di sonorità. Eravamo là. Però allo stesso tempo sono molto legato anche all'accoppiata Ancient Roots e Future to Come, perché comunque sono due brani legati dove il tema, quello che è lo special di una diventa il ritornello dell'altra. E questa soluzione che è molto vicina al prog, infatti mi ricordo anche il ragazzo che ci ha mixato il disco, Federico Ascari, mi ha detto, ti ricordi in studio che fa? Ah, quando ha sentito ha detto, avete fatto la proppiata? Sì, io ho detto, sì, ma no, perché in verità per me quella cosa non è altro che la nostra The Bard Song, cioè sì. The Bard Song, The Hobbit in the Forest, è quello che hanno fatto i Blind Guardian in Somewhere Far Beyond. È quello che ho cercato di rifare con quei due brani, la ballata acustica che viene ripresa nel brano elettrico. Quindi non lo so, ti dico queste Among the Ashes, Birth of the Sun e l'accoppiata in Center of the Future to Come. Cioè, so che è una risposta del cazzo, però di base metadisco. Sì, sono otto metadisco. Tocca a te. E te? Personalmente è una di queste quattro, vero? Aspetta, io non ho detto anelito, ma anche anelito per me. Sì, anche perché è l'unica in italiano. Esatto. Secondo me la tua è Faith Upon Lies. Quella che io penso maggiormente in realtà è Among the Ashes. Si è installata, okay. Proprio nel cervello, proprio fischiettata tutt'oggi. Ambulanza. All'ambulanza. No, però è quella che veramente rimane maggiormente in testa. Poi vabbè, adesso ho voluto anche mettere chiaramente come dicevo Birth of the Sun qui appunto in descrizione, che se non è anche l'unica growl con meno growl, diciamo, non è proprio growl free, sono di scream comunque, però sì, se penso soprattutto ad Among the Ashes, perché rimane tantissimo in testa in molte sue parti, non solo l'ambulanza come l'avevano chiamata, ma anche il ritornello rimane veramente tanto come sonorità. Grazie. Bene, e non vedo l'ora appunto 19 di avere appunto fra 9 giorni la possibilità di sentirla live. Sì, passa a salutarci, mi raccomando. Assolutamente. Quindi, diciamo come la facciamo, 10. Abbiamo detto così. Va bene.
Io vi faccio chiaramente un in bocca al lupo per il vostro percorso. Sono davvero contento di avervi nuovamente qui in live, anche perché ve l'ho detto anche la volta scorsa. Praticamente il metal l'avevo già un po' esplorato in passato, ma ho iniziato a seguire patologicamente questo genere tramite Scala 3, partendo da voi, da Canto d'Inverno in su, quindi sono molto contento di sempre di ospitarvi qui nel nostro spazio. Quindi Un piacere. in bocca al lupo e buon Senti. proseguimento. Grazie. Grazie di Grazie. tutto. Ciao. Grazie. Grazie Ciao. mille a tutti quelli che Grazie a sono tutti. collegati. Esatto, e grazie, saluto anche Anna che scriveva bravi che consigliate i tool quindi nei commenti. Grazie che ci ha seguito. Vi ricordo appunto, scriveteci qui nei commenti cosa pensate appunto e se conoscevate i Fur Gallico, se li apprezzate, scriveteci cosa ne pensate nei commenti. E in descrizione trovate tutti i nostri social, quindi iscrivetevi, lasciate un piace e mi raccomando, se questa puntata vi è piaciuta, condividetela e noi ci vediamo alla prossima puntata domani, domani alle 11 ci saranno, se ce la faccio con la zeppola, i Nocturna, quindi è una Scarlet Week questa praticamente. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.